Signore, il compimento delle profezie, che quindi il tuo popolo nell'esodo verso la Pasqua eterna abbi pietà di noi. Signore, Cristo, volto luminoso del Padre, che conforti la debolezza dei tuoi discepoli, abbi pietà di noi. Signore, Figlio di Dio, che nel mistero della croce manifesti la tua gloria, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola, che purifica gli occhi.
condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola a Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltate. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Una certa muratura
e secondo il suo angolo le vede e giudica. Secondo il suo angolo. Un altro lo vede, un altro angolo lo vede. Ma per far sì che si abbia una visione ampia delle cose, il Vangelo dice: Gesù prende gli apostoli e li porta in alto, questo vale anche per noi. Certe cose si possono vedere meglio se uno si eleva un pochino, ecco, una delle cose, una visione di me, non solo di sé, ecco, davanti al Signore, ma anche degli altri, delle cose. Ecco perché se non riesce appunto a cristallizzarsi in determinate visioni. Gesù non vuole che noi conosciamo con lui, ma ci fa fare un cammino alto, ci eleva veramente, e allora appunto uno ha visioni diverse. Prima cosa. Seconda cosa, si sente questa voce dal cielo, dice il Vangelo, dice: questo è mio figlio, l'amato, in cui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. E parla. La seconda cosa che il Vangelo ci chiede per il tempo della Quaresima è quello di ascoltare meglio e di più la parola del Vangelo. È il tempo in cui Gesù ci chiede di prendere in mano, se volete anche in questa settimana, di ripensare questo tratto del Vangelo, ma non ripensare a dire che sarà adesso te lo fuori, no, di rileggerlo, di pregare, di meditare. Insomma, bisogna leggere la parola di Dio, lo dico in modo esortativo, così, bisogna leggere la parola di Dio, tra l'altro lo dico il Gesù del Padre che dice, vedete, non è che perentoria questa cosa, non è che il Padre dal cielo dice, ma sapete, Gesù vi dirà quattro cose, poi vedete un po' quello che volete fare, no, ascoltatelo, punto. Cioè, voglio dire, la mia esortazione, io non sono un padre celeste, però voglio dire, la parola di Dio è fondamentale, dice il Padre, l'ascolto, tra l'altro, l'ascolto della parola ci fa fare anche un'altra bella cosa, se volete, perché come in questo momento voi ascoltate me e non dite niente, ecco, cioè il silenzio, perché per ascoltare serve silenzio, ma non voglio solo dire un silenzio esteriore che anche facile, sono più della bocca, spegne la televisione, la radio, poi. Ma è molto più difficile l'altro silenzio, quello dentro di noi. L'ascolto della parola di Dio ci aiuta in fondo anche a trovare momenti di silenzio dentro di noi, che se volete ci fa fare un passo ulteriore, che è quello di un approfondimento della nostra persona per riscoprire noi stessi. E lo facciamo. Vedete, quando uno fa certi questi passi, poi nascono anche delle domande. E a volte certe domande interiore uno non le può sentire. La parola di Dio, con questo ascolto che il Padre ci dice, non è semplicemente dire devi leggere il Vangelo, che è importante, ma leggere il Vangelo in un determinato modo. L'ascolto della parola in un determinato modo, per cui quella parola non è solo ascoltata, ma diventa efficace in noi, perché rende presente nella nostra vita il confronto con il Signore. Questo è stato lui, secondo momento, terzo momento del cammino della salvezza. Alzando gli occhi non vedo nessuno, se non Gesù. Voglio fare una sottolineatura così come. Perché vedete, alzano gli occhi e non vedono nessuno se non Gesù. Ma c'era Pietro, c'era Giacomo, c'era Giovanni, c'era Gesù. Ma non vedono gli altri, non si vedono tra di loro. Vedono solo Gesù. Perché Matteo dice questo? Perché è un passaggio molto bello, che è l'arrivo del tempo della Quaresima. Vedete, Matteo dice questo. Quando tu personalmente e comunitariamente fatto veramente un cammino di discernimento con la parola, alla fine la comunità è, come diranno anche degli apostoli,
uno solo e un'anima sola. Avete solo il Signore. Personalmente insieme. Questa è la conversione. Ecco perché Gesù Matteo dice: non vivono nessun altro, erano tutti e tre, hanno un'unica visione insieme di Gesù. Solo Lui, per cui i particolarismi spariscono. Io sono di Pietro, io sono di Cefa, io sono di qua, io sono di su, io sono di Giudas. No, solo Gesù. Solo Lui. Pensate all'arrivo della Pasqua, che cos'è? Sarà comune il percorso della comunità. Per cui non è semplicemente una scoperta personale del Vangelo, mia, che è già importante, ma diventa poi insieme. Per cui sia un continuo veramente comunitario, ecco, nelle scelte e nelle cose di ogni giorno, a vivere insieme solo Gesù. Allora, questo è l'arrivo del percorso della Quaresima. Vedete come il Vangelo ci sostiene, tra l'altro è interessante come tra l'essere preso in disparte e la visione unica del Signore, in mezzo e sempre. Se noi torniamo a questo, capite che allora l'ascolto della parola che è il cuore un po' di questo brano di oggi, ecco, dove in realtà è il tema unificante del percorso che noi siamo chiamati, ecco, appunto, che il Vangelo Gesù ci chiede, ecco, di fare con Lui. Nella gioia, per il sottolineo, nella gioia. C'era una cosa bella, il Vangelo è una cosa bella, è una buona notizia. Parlavo ieri con una persona, c'era questo tempo di una volta dopo, parte. La Quaresima è un tempo di gioia, se tu senti un peso, c'è qualcosa che va per gli esami davanti al Signore. Il tempo della conversione è un tempo di gioia, ma io non mi rinnovo, devo essere triste.
dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, il frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
chiamo Padre il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Silvio Buzzoni e del fratello Parisi Agostino, che sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che servirono alla tua clemenza, a metterli a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, che Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, Padre, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, tornando al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore. Ti amo solo per ogni cosa e ti desidero di darti la mia, perché ora non posso.
Ricordo poi che venerdì alle ore 17 la Via Crucis e